Questa sera non vediamo esattamente un tessuto, ma vediamo più com'è il modo corretto di affrontare certe situazioni. In questo caso tocca nero, è stato giocato un joseki di qualche tipo, e tocca nero e c'è qui questo taglio, che insomma, è abbastanza spiacevole lasciarlo a bianco perché si rischia di perdere, cioè anzi, senza rischiare, ma semplicemente si perdono tutte quelle pietre, no? Piuttosto che scappa via di qua e non lo si riesce a prendere. Per cui, in ogni caso, il risultato per nero non è buono se lascia tagliare bianco. Per cui, nero in qualche modo questo lo deve difendere, così. Insomma, diciamo, la difesa più solida è questa. Però c'è la questione di queste tre pietre bianche e questa pietra nera. Allora, è chiaro che bianco questa la può catturare così, insomma, in qualsiasi modo, no? E non è detto che così invece nero possa fuggire, perché la scala non c'è, però poi bisogna vedere, non è detto neanche che ci sia questa di scala. Per cui, cosa succede quando nero gioca qua? Dal punto di vista di bianco, queste tre pietre diventano poco importanti, perché vanno a separare un gruppo vivo da una pietra e basta. Di conseguenza, caso mai nero voglia tirar fuori questa, bianco poi gli può tranquillamente dare a pari, se non può in qualche modo salvarle, e lasciargliele. Questa lascia dietro questa forzante, no? Per cui magari non è proprio il modo, cioè lascia dietro un po' di agio. Avevamo visto in una lezione tempo fa, che una delle prime credo, che insomma bisogna cercare di catturare lasciando dietro il meno agio possibile. Prendo un po' così. E sono 6 punti più la pietra persa. Tante volte nei giocatori so occhi viene voglia prima di dare questa tari e poi tornare indietro qua, perché si pensa di tanto di aver giocato una forzante, quindi l'ho obbligato ad andare e poi avrò fatto più influenza. In realtà però così si perdono sicuramente questi punti, che è più una mossa da fine gioco, no? 6 punti e basta, senza implicazioni strategiche. Ma sono sempre 6. Per cui, diciamo, il concetto di questa sera era sulle mosse che si possono ritenere inevitabili, cioè quelle che si è obbligati a fare, e quindi diciamo non forzare quando le pietre che si catturano poi con la mossa successiva che si gioca diventeranno non poi così importanti. Spero che in qualche modo sia chiaro, spero anche di averlo detto in modo giusto, spero che lo assorto. No, mi chiedevo se non ci fossero altre idee, tipo giocare qua in certi casi. Il Sì, può darsi. taglio Sì, probabilmente c'è lo stesso. però Sì. E diciamo poi comunque qua? questa. Per fare un'influenza più. Ecco.
però il taglio comunque c'è. Quelle 4 credo che vengano perse, no? Sì. O comunque il P bianco esce. C'è una variante, quelle non sono perse. Così. Poi però adesso ero inizio ad andare di là per. Beh, magari per attarigarlo a questo punto, per attarigare il quarto piede. Ah sì, a questo punto lo si potrebbe attarigare in effetti, quindi si fa un po' più di muro. Anche prima di questo. Però comunque continua ad avere queste 4 contro queste. Non... Secondo buon Sakataeyo non è un risultato buono per il nero. Cioè, rispetto a difendere e basta. Questa tra l'altro viene giocata non per tenerla, ma per evitare di perdere questo occhio, perché adesso bianco può catturarla. Ma poi nero comunque viene qua, per cui almeno l'occhio qui c'è. Se non l'avesse giocata, invece bianco gioca qui, qui, Atari, e qua non c'è più nulla. Indietro. Quindi, questo è il sacrificio di una pietra per costruire l'occhio qua. Ma il tessuto della serata è proprio il modo corretto di risolvere la situazione. Quindi prima difendere e fare le pietre, il gruppo forte. E dopo vedere cosa succede di queste. Non forzare prima. Propone una cosa. Sì. Perché non questa, ad esempio, che si prende un po' di più? Forse perché questa rimane un po' più semplice. E anche bianco prende un po' di più. Però sì. In effetti, diciamo, questo è simile al Joseki, quello è la touch stand, no? All'incirca, che dovrebbe essere normalmente. Ma in questo caso una forzante favorisce la cattura di quella pietra? Diciamo che anche prendere questo forse non è così drammatico. Però si viene abbastanza schiacciato. Che sia sovraconcentrato. Sì, e poi sicuramente questa nel meglio averne una sola qui invece che una formula magari. Per risolvere con una mossa. Sì, e quella ne risente. Mentre qui sì, ancora questa può catturare quella.